Intanto è giusto rendere merito a chi la partita ha meritato di vincerla, giocando con un bell'atteggiamento, sicuramente di chi voleva dimostrare di voler uscire da un momento difficile. Quindi bravi quelli che hanno vinto. Sicuramente la nostra prestazione è stata negativa, noi abbiamo giocato una partita molto sottotono, anche per tutte quelle piccole cose che di solito ci contraddistinguono, molto sottotono, una partita molto negativa che ha fatto il paio invece con una buona gara dei nostri avversari. Abbiamo cercato, come spesso ci succede, di fare questo sforzo dei perdenti alla fine riaprendo la gara, ma come sempre ci succede, in realtà questo sforzo è stato inutile. Quindi direi vittoria meritata di Iesi e silenzio e pedalare per noi, nient'altro. Silenzio mica tanto, perché negli spogliatoi devi aver detto qualcosa. Gli spogliatoi sono, come ben sai, perché sei un giornalista esperto, sono un tempio inviolabile, quindi quello che dovevo dire l'ho detto, qua davanti a voi dico questo. Torniamo sempre alle cose che si sono dette, cioè per lunghi tratti sembra che manchi una convinzione. Sì, sì, è vero, hai detto forse una parola giusta. Io ho la convinzione, invece, che noi non siamo una squadra presuntuosa, perché una squadra presuntuosa ne prende 20, 25, così lasciando che la partita vada. Noi non siamo presuntuosi, però abbiamo spesso dei momenti nei quali facciamo il contrario di quello che dovremmo e il contrario di quello che facciamo durante la settimana. Questo secondo me è mancare di rispetto a quello che facciamo giorno per giorno. Quando giorno per giorno provi a costruire qualcosa e poi semplicemente per disponibilità mentale, perché emotivamente ti fai prendere dall'ansia del momento, ecco, lasci che tutte quelle cose che ti sei portato nello zaino invece non siano funzionali, invece devono esserle, nel senso che non esistono le partite nelle quali prendi vantaggio, conduci di 20, vinci di 30. Queste succedono tre volte all'anno. Le partite vere sono quelle che giochi possesso su possesso e spesso in trasferta è normale anche subire quello che può essere un piano partita, una situazione tattica, però è lì che deve avere la forza di fare un passo in più. E invece in quei momenti lì noi ci facciamo prendere dall'ansia e prendiamo dei break che poi ci risultano decisivi, ma facendo delle sciocchezze inaccettabili, onestamente, ecco, che non fanno parte di quello che io vedo giornalmente sul campo. Quindi è per questo che dico che se noi non siamo pronti a fare un pochino un esame individuale e di squadra, di coscienza, per avere un controllo emotivo nelle situazioni di stress diverso da quello che abbiamo dimostrato, soprattutto in trasferta, facciamo poca strada, perché non è che in trasferta soprattutto ti trovi la gente che ti stende il tappeto rosso davanti, perché Iesi veniva da un periodo negativo, ha cambiato l'allenatore e chiaramente stasera voleva giocare una partita di grande impatto nervoso, di grande impatto emotivo, e di fronte a questo te non puoi non farti trovare preparato. È quello che ci siamo detti prima della partita. Lo sappiamo che oggi troveremo davanti una squadra che darà il 110%, lo sappiamo che troveremo davanti un ambiente che sarà pronto dopo i recenti eventi a sostenere la partita del 110% della squadra. Siamo pronti a giocare la partita dove emotivamente dovremmo avere un controllo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto vedere nelle recenti partite in trasferta? Ci diciamo di sì, però poi le parole, come si dice a casa mia, le porta via il vento e le biciclette li cornesi. Però sicuramente una causa è l'età, no? Fare, sì, giovani, presa in trasferta. Però altre cose ne avete sicuramente parlato tanto in società con gli stessi giocatori, un tema che avete sicuramente sviscerato. Forse qua, no. Qua come infatti deve diventare una malattia poi, no? Bravo, giustamente. Hai detto proprio esatto. Però voglio dire, qui con i colleghi, chiaramente la prima cosa che è stata detta, noi che veniamo da Verona, era ma McConnell. Ecco, non sta diventando un problema nel problema, nel senso che questa sera, più tardi, 11 minuti a De Nicolao, si è capita anche un po' la tua interpretazione della gara. Beh, la mia interpretazione è che ha giocato male quando non però giocava. Però cosa un po' frequente ultimamente. Ma io sono, sai, cioè non voglio fare l'allenatore che tiene in disparte il problema. Non mi piace parlare dei giocatori singolarmente, io con i giocatori parlo
personalmente, no? Non è bello secondo me, ma non perché voglio fare il politica di corretto, ma perché non è giusto, perché le cose che bisogna farle uno di fronte all'altro, bisogna dirle uno di fronte all'altro, bisogna farle in palestra. Quindi secondo me chi butta le croci addosso ai giocatori è uno che scarica la responsabilità dalle proprie spalle. Io dico sempre che quando una squadra gioca male, il primo a essere responsabile è che la squadra la guida, quindi è troppo facile se no. Poi è chiaro che se una squadra gioca male 5 partite di fila, quello che la guida prende un calcio nel culo e va a casa. Se però una squadra accende e spenge le sue qualità, accende e spenge la sua determinazione, anche le belle facce che spesso e volentieri vediamo, è lì capite bene che c'è molto meno di basket e molto più di, come posso dire, di reazione mentale ed emotiva. È vero che il basket ti dà lo spunto, perché quando vai in difficoltà facendo cose di basket, devi avere poi la forza mentale ed emotiva per dire ok, bene, questo non funziona, proviamo a fare quest'altro che magari funziona. Proviamo a toglierne uno a metterne un altro, proviamo a giocare piccoli, proviamo a fare zona, proviamo a fare pressing. Questo fa parte delle reazioni cestistiche. Se però di fronte al momento di difficoltà si fa fatica mentalmente a fare un passo avanti, soprattutto nelle gare in trasferta, e lì poi a parlare di pallacanestro si fa fatica. Ecco, questo è un po' la sintesi, nemmeno troppo sintesi, perché mi sono parlato anche un po' troppo addosso. E comunque hai risposto alla fine.